Il Veneto è la regione che conta il maggior numero di distillerie. Ma da dove nasce questa antica tradizione? Ci troviamo nella prima delle due sedi del Poli Museo della Grappa, fondata nel 1993. Proprio a pochi metri dal Ponte Vecchio, nella città di Bassano del Grappa. Bassano del Grappa si trova nel cuore del Veneto ed è considerata la capitale del più importante distillato italiano, la Grappa. Ma a cosa deve questa grande fama? Occorre dire che il Veneto è la regione che conta il maggior numero di distillerie. Questa grande tradizione distillatoria ha radici molto profonde. Pensate che alla fine del 400 fu proprio un medico padovano, Michele Savonarola, a scrivere il primo trattato sulla distillazione, il De Conficenda Aquavitae. Il Poli Museo della Grappa ne conserva una rarissima copia. E poi nel 1601 a Venezia venne fondata la prima corporazione degli acquavitai, ai quali venne anche dedicato la Calle e il Ponte dell'Acquavite, che ancora oggi è possibile vedere a Venezia. E poi non possiamo dimenticare il ruolo fondamentale svolto dalla Regia Scuola di Enologia di Conegliano. Tutti questi fattori culturali hanno permesso alla Grappa di svilupparsi nel Veneto e di diventare protagonista. Il territorio veneto offre un panorama molto vario di varietà di uva, sia bacca bianca che è bacca rossa. Dal Trevigiano troviamo varietà quali la Glera, da cui si ottiene il Prosecco, il Sauvignon, il Tokaj, il Vespaiolo della zona di Braganze e tanti altri vitigni a bacca bianca. Dal punto di vista invece dei vitigni a bacca rossa troviamo la Corvina, la Molinara, la Rondinella e poi vitigni di origine francese ma che hanno trovato ospitalità in Veneto da più di 200 anni, quali il Merlot e il Cabernet. Tante sono le distillerie che usano impianti artigianali a ciclo discontinuo, sia a caldaiette che a bagnomaria. E poi ci sono distillerie dotate di impianti industriali a ciclo continuo, capaci di grandi produzioni, ma di una qualità sempre all'altezza delle aspettative dei clienti. Alle polidistillerie utilizziamo impianti artigianali sia a vapore che a bagnomaria sottovuoto. Vi invitiamo a venire a visitare il nostro territorio, a scoprire le bellezze del Veneto e ad assaggiare la grappa veneta. Buona grappa a tutti!